Questo è l'effetto con il nero. Questo è l'effetto con un color terra. Questo è l'effetto dello stesso identico make-up con due colori diversi di ombretti in crema. Perché? Perché vi voglio mostrare come la tecnica in realtà sia la medesima per ottenere effetti, come vedete, completamente diversi. Quindi a seconda della colorazione che scegliete, anche quando applicate gli ombretti in crema, il risultato vi darà un impatto ovviamente differenziato. E vi mostro come ricreare questa sorta di smoky nero e dai toni della terra in 1 minuto e mezzo. Vi lascio il tutorial, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi ha dato qualche spunto utile. Io direi che vado a mettermi a posto i due occhi e credo di fare questo con il nero. Allora, la base me la sto facendo super rapida, come vedete, perché vi voglio proprio mostrare sia la differenza se utilizzate due colori diversi, ma la facilità e la velocità di appunto l'utilizzo di un ombretto in crema per fare lo smoky. Comunque, vi vorrei dire che ormai questo mascara per sopracciglia è entrato a far parte ufficialmente del mio beauty quotidiano. Ho fatto la base, ho messo il correttore, non metto primer perché questi ombretti liquidi non necessitano di primer, però la cipria me la metto. Vado con una cipria, in questo caso di Inglot compatta, e mi metto una punta di blush, proprio una cosa leggera. Questi giorni avete capito che abuso anche di illuminante. Detto questo, passiamo appunto al discorso super fast, quindi la base l'ho fatta come sempre. Vi faccio vedere due ombretti liquidi, uno nero e uno carne un po' rosato, perché vi voglio mostrare come veramente con 2 minuti, con un ombretto in crema, potete realizzare un look smoky abbinato ad un ombretto che scegliete voi, generalmente un pochino luminoso. E vi mostro la differenza di come la stessa tecnica dia due risultati diversi con colori diversi. Quindi potete ricreare lo smoky, ma scegliere voi l'intensità dell'effetto che andrete a ricreare. La cosa che dovrete avere però è assolutamente almeno 1/2 pennelli per andarla a sfumare, perché farà tutta la sfumatura. Allora, io prendo questo che è nero intanto. Ha un finish opaco, proprio perché mi chiedete spesso l'opaco, e guardate che faccio. Una bella chiazza. Con il pennello comincio subito a sfumarlo. Prima picchietto. E guardate quanto è pieno il colore. Dopo che l'ho messo su tutta quanta la palpebra mobile, prima che si asciughi, quindi è uno di quei casi in cui vi conviene fare un occhio dopo l'altro, prendo un pennello più grande e inizio a far salire il colore. Ovviamente più sfumate, più l'effetto viene morbido. Con lo stesso scuro io potrei prendere anche un pennellino tagliato e andare sotto ad applicare il colore. Lo metto tra le ciglia e sfumo un pochino con il pennello prima che si asciughi. Prendo un pennello a penna e comincio a far scendere il colore. Se volete intensificare di più l'attaccatura, basta che riprendete, applicate un po' qui e picchiettate l'attaccatura in maniera più piena. Se avete paura di andare nell'interno dell'occhio, in realtà ci potete andare anche con una matita. Potete farlo come no, perché anche così potrebbe andare. A me non piace quando rimane l'interno troppo chiaro sullo smoky. Una volta che avete fatto questo, ripeto, l'intensità la gestite voi, come vedete ho creato soltanto il nero, potete o lasciarlo così, se ne avete messo meno, ve lo faccio vedere di qua va bene che rimanga meno con un colore meno carico. Prendete un colore luminoso, volendo anche lo stesso illuminante che avevo messo sotto, e andate a schiarire poco poco qui, come vedete anche questo illuminante è bello pieno, se è troppo carico picchiettate e togliete, in questo modo, in modo che andate a scaricare il prodotto, e con lo stesso illuminante vado soltanto qui al centro e picchietto. Ricordatevi sempre che lo potete lasciare anche così, oppure semplicemente con il blush che avete messo o con la terra andate a mediare lo stacco dei due colori in questo modo. Metto il mascara e vi faccio vedere la fine. Uso il Promise e vado sia sopra che sotto. Tempo per la realizzazione dell'occhio.
un minuto e mezzo, due, se siete poco avvezzi alle sfumature, tre, però guardate l'effetto ed è lunghissima tenuta. Guardate quanto apre l'occhio rispetto a questo. Ora su questo ve lo vado a fare con invece stessa identica tecnica, ma un colore più naturale, di modo che vi faccio vedere come cambia a seconda del tono che scegliete. Ah, non ve l'ho detto, il nero è la colorazione 03 e di qua invece vado con la colorazione 01. Con un pennellino comincio a sfumare il colore nello stesso identico modo. Vi sembra più facile, ma in realtà vi assicuro che la difficoltà è la medesima, è solo che i colori più delicati fanno meno paura. E vado un pochino sotto. Di qua nell'occhio invece metto una matita marrone. E in questi casi, se volete intensificare la colorazione, che in questo caso è un po' caldina, con la matita potete fare un minimo di cenno di bordatura che si sfumerà insieme all'ombretto in crema. Vale a dire, la metto in modo così casuale, riprendo il pennellino e sfumo poco poco soltanto l'attacco delle ciglia per farle vedere più folte. Anche qui riprendo l'illuminante dello stesso identico colore e vado qui sotto e qua al centro. Metto il mascara. Guardate l'assoluta differenza. Stessa identica tecnica, due risultati apparentemente completamente diversi, ma un make up da un minuto e mezzo praticamente. Cioè l'ombretto liquido che non necessita di primer sfumato, se volete renderlo più scuro o meno, quindi o questo fate voi, però per farvi vedere come non pensate che dei trucchi che sembrano super strutturati in realtà siano così difficoltosi o così lunghi, perché come vedete si possono fare con pochissimo tempo. Quindi questo è un classico smokey eyes nero, questo è uno smokey eyes che tende quasi un po' al rosato. Potete farlo come volete voi. Spero che vi sia stata utile questa differenza tra il capire come una medesima tecnica possa darvi due risultati completamente diversi. Ci vediamo domani, ciao amiche mie!